fondazioni che il Partito Democratico vuole continuare a difendere. Grazie Presidente. Grazie. Rettifico che l'accordo tra i gruppi prevede la chiusura alle 20. Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione il 6.24. Lenzi chiede di intervenire, prego. Ringrazio Presidente. Era solo per ricordare all'Aula che nella riforma al terzo settore che abbiamo approvato 2 settimane fa, all'articolo 3, che riguarda tutti gli enti che stanno dentro il titolo secondo del libro primo del Codice Civile, quindi non solo gli enti di terzo settore, ma tutti gli enti del titolo secondo del libro primo, quindi anche le fondazioni di qualsiasi genere, sono sottoposte a regole ed obblighi di trasparenza, indipendentemente dal fatto che siano politiche, culturali, liriche, sinfoniche o d'altro. Grazie, non ci sono altri interventi. Dichiaro aperta la votazione su 6.24 Simonetti. Pareri contrari di Commissione e Governo, favorevoli relatori in minoranza. Palese. Iannuzzi Cristian. Carloni. Qualcun altro? Non mi pare. Iannuzzi Cristian. Ci siamo? Sembra di sì. Dichiaro chiusa la votazione. 102 favorevoli, 244 contrari, la Camera respinge. Interrompiamo a questo punto l'esame del provvedimento che riprenderà nella seduta di domani a partire alle ore 9:30. Comunico che il collega Michele Mognato è stato colpito da un grave lutto, la perdita del padre. Al collega la Presidenza della Camera ha già fatto pervenire l'espressione della più sentita partecipazione al suo dolore che desidero ora rinnovare anche a nome dell'Assemblea. Avverto che sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta di domani l'assegnazione a commissione in sede legislativa della proposta di legge numero 2721, recante modifica al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti. Avverto che, secondo le intese intercorse tra tutti i gruppi, il seguito della discussione della relazione sulla contraffazione nel settore della mozzarella di bufala campana, approvata dalla commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni della contraffazione, già previsto dall'ordine del giorno dei lavori di questa settimana, è rinviato alla prossima settimana dopo gli altri argomenti già previsti. Avverto